Eccoci, buona domenica a tutti. Allora, penso che vada tutto bene. Allora, bene, è il mio primo appuntamento, la mia prima conferenza di quest'anno, quindi iniziamo già col sole. E iniziamo con un nuovo argomento che non ho mai trattato pubblicamente. Ho avuto tante domande in questi ultimi mesi riguardo al passaggio dei nostri cari amici animali, quindi ho deciso di fare una diretta perché scriverlo, cioè scrivere le risposte sarebbe stata troppo lunga e forse non mi sarei spiegata neanche tanto bene. Nel senso che io non mi reputo assolutamente un'esperta. Di quanto riguarda il passaggio degli animali, ognuno di noi penso che nasca con delle caratteristiche, con dei colori, con un suo temperamento e questo temperamento lo porta ad operare più in un certo indirizzo piuttosto che in un altro. E il mio lavoro è più con gli umani, è più nell'accompagnamento delle persone. E nel parlare proprio di tutto ciò che riguarda la multidimensionalità dell'essere. Quindi cercherò di rispondere alle domande portando le mie esperienze. Ho delle esperienze con gli animali, anche ho avuto diversi gatti, adesso ho un cagnolino che sta sbranando il suo cuscino in questo momento, non sta buono. E quindi ecco, porterò quello che ho vissuto con loro e i messaggi che mi hanno dato. Quindi abbiate pazienza se non sono al top per questo argomento, sì, farò del mio meglio. In ogni caso, penso che sia un argomento importante che ci tocca particolarmente. Queste creature entrano nella nostra vita e ci entrano in un modo particolare, nel senso che diventano proprio parte di noi, anche se sono nel loro mondo, magari nel loro universo, con la loro lingua, però proprio ci entrano dentro e quando se ne vanno fa male, fa davvero male. Quindi penso che il fatto di conoscerli meglio, il fatto di saperne di più, possa comunque portare anche lì una maggior consapevolezza e serenità riguardo a questo popolo che ci circonda ovunque. Non si parla solo ovviamente dei nostri amici che vivono con noi in casa, ma siamo sempre perennemente circondati tanto dalla natura, dagli alberi, quanto anche dai nostri animali. Allora, innanzitutto vediamo un po' chi sono gli animali, e che differenza c'è tra loro e noi. Allora, gli animali sono stati generati come noi da quest'entità cosmica, da questa madre universale, possiamo chiamarla Dio, vita, amore. Sono stati generati come loro in questa galassia. E come noi hanno diversi corpi sottili, gli animali come noi hanno uno spirito, come noi hanno un corpo fisico, come noi, Tecla, Aret, come noi hanno un corpo emotivo, quindi sono degli esseri estremamente intelligenti. E come noi hanno una loro evoluzione, lo prendo perché. Allora, mio marito se n'è andato per togliermi i bambini da casa di modo di avere silenzio, ma non ha portato via lui. Quindi, visto che si parla di animali, spero che starà buono e lo terrò con me. E ti fai dove tu là? Resta tranquilla. Quindi, come noi, hanno una coscienza molto evoluta, sono esseri spirituali. Come noi, non hanno solo un corpo fisico, ma hanno proprio un'evoluzione animica. E la loro natura, la loro essenza, divina è uguale alla nostra.
Possiamo dire l'unica differenza che c'è tra loro e noi è che hanno un corpo sottile diverso dal nostro, un corpo in meno, che è il corpo mentale. Allora, sappiamo tutti ormai, e ne ho parlato, l'ho spiegato bene in una conferenza precedente, che abbiamo diversi corpi sottili, che siamo degli esseri multidimensionali, che lo spirito si esprime attraverso l'anima e l'anima attraverso il corpo fisico. Tutto questo serve per far sì che l'uomo che viva una certa evoluzione, e questa evoluzione, l'ho detto mille volte, non mi dilungo oggi, vi risparmio, questa evoluzione passa necessariamente da una separazione, dall'illusione di essere separati da Dio. Questo processo lo vivono anche gli animali. Possiamo dire però che gli animali sono un po' più giovani di noi, e hanno un livello di separazione diverso dal nostro perché non hanno ancora un corpo mentale. Questo cosa comporta? Che l'uomo con il corpo mentale che cosa subentra? Subentra la logica, quindi il pensiero duale, il pensiero duale ci fa credere di essere separati. Io, te, io, Dio, buono, cattivo, bene, male, eccetera, no? Ci sono tutti i gradi di separazione. Questi gradi di separazione ci fanno anche credere di non essere un tutt'uno, di non essere un tutt'uno con Dio, ma inizia proprio l'ego a manifestarsi particolarmente. Questo gli animali non ce l'hanno. Gli animali vivono ancora uno stato di consapevolezza, uno stato d'essere, dove non hanno il pensiero, la coscienza di essere io sono. Questo non se lo dicono, per loro sono un noi. È tutto ovvio che non se lo dicono in testa, siamo noi, ma hanno proprio uno stato d'essere che li collega a tutto, non soltanto a noi, ma proprio anche all'universo. Per loro non c'è separazione tra loro e la vita, ad esempio. E questo spirito universale. Loro sono perennemente in contatto dovremmo essere così anche noi e torneremo ad essere così, ma sono perennemente canale e fonte dell'anima universale, di Dio. Sono perennemente connessi adesso. Questo che cosa comporta? Che non hanno una separazione, non hanno un giudizio riguardo a certi avvenimenti della vita. Non hanno paura dell'incarnazione, non hanno paura di vivere e quindi non hanno paura della morte. Questa è una cosa che ci distingue da loro. Gli animali sono perennemente in sintonia con le leggi universali, sono le leggi universali perché non c'è questo velo, questo filtro che li separa dalla vita. Sono la vita. Questo fa sì che abbiano un'intelligenza particolare, che abbiano tutte le loro emozioni, eccetera, che siano esseri tanto come noi, uguali a noi, hanno dei pensieri propri, ma hanno molte meno paure, molte meno problematiche di noi. Allora, mi è capitato a volte di comunicare con loro, non vi dico che lo faccio tutti i giorni, come ripeto, ho altri messaggi da altre sfere di vita. Ma ho potuto proprio constatare quanto siano svegli e capiscano tutto. Io pensavo che gli animali si sì, capissero a un livello intuitivo, che percepissero le nostre emozioni, che percepiscono la situazione, eccetera. Invece proprio capiscono a dei livelli incredibili. Vi porto un esempio simpatico che mi ha raccontato un'amica quest'estate. Appena preso una cagnolina in un rifugio per cani maltrattati e abbandonati, e
Questa cagnolina ha un ciuffo di capelli, di peli, anche se sono gli Yorkshire che sono come capelli, no? Comunque hanno questo pelo lunghissimo che gli va sopra gli occhi. E con il marito, questa mia amica mi raccontava che pensava di mettere il fiocchetto rosa per liberare gli occhi da questo pelo. E questa mia amica è un po' come me, un po' medium, un po' delle capacità particolari ed è molto curiosa, quindi spesso va a trovare persone sempre con queste capacità, va alla ricerca di cose un po' parallele ed è andata a conoscere, ha portato questo cane ad una signora che comunica proprio con gli animali, che ci parla naturalmente. La prima cosa quando è entrata in contatto con questa cagnolina, con questo Yorkshire, la signora ha chiesto alla mia amica: "Ma volete metterle un fiocchetto rosa?" E questa mia amica è rimasta sbalordita perché questa signora non poteva sapere che aveva appena parlato con suo marito qualche giorno prima di questa cosa simpatica di metterle un fiocco e il cagnolino diceva a questa signora: "Io non voglio il fiocco rosa." Quindi ora, una cosa simpatica che vi racconto per dirvi a che punto siano intelligenti e coscienti di tutto quello che facciamo e di tutto quello che ci circonda. Quindi sono estremamente svegli e come nella nostra razza, anche nella loro ci sono vari gradi di evoluzione. Più un animale è connesso al tutto, più allo stato d'essere dove si esprime, si concepisce come un noi, più l'animale è ancora connesso a Dio, è ancora nel regno dei cieli, per utilizzare delle espressioni nostre. Diciamo che per l'evoluzione, quell'animale è ancora agli inizi di un'evoluzione, perché sapete che più un essere evoluto, più deve necessariamente separarsi da Dio, prendere su di sé l'ego, quindi separarsi, credersi un individuo, per poi ritornare all'uno, ma con una consapevolezza diversa. La faccio breve al riguardo. Quindi più gli animali, quando li osserviamo, più li vediamo connessi ad un tutto, più ancora dovranno affrontare in futuro delle situazioni che li separeranno. Faccio degli esempi per capirci. I nostri cani, i nostri gatti, quando li guardiamo negli occhi, vediamo che c'è una coscienza, in tutti gli esseri c'è una coscienza, ma c'è una coscienza individuale. Quando li guardiamo negli occhi, c'è il nostro cane che ci risponde, è lui. Provate a guardare negli occhi un uccellino. Non avrà la stessa intensità di sguardo del nostro cane. Non perché sia meno luminoso, anzi, ma perché in quello sguardo non ci sarà l'uccellino che abbiamo di fronte, ma ci sarà un essere ben più vasto. Questo mi è capitato a volte, come vedete, abitiamo nella natura, in piena campagna francese, quindi di animali non ne mancano, di tutti i tipi, dai cervi ai cinghiali, ai falchi, abbiamo di tutto quotidianamente. E spesso, quindi siamo circondati da uccellini e mi piace anche osservare gli stormi nel cielo ed è qualcosa che mi affascina tantissimo perché, lo sapete benissimo anche voi, nella frazione di un secondo cambiano il movimento nel loro volo e si seguono senza mai scontrarsi. Questa cosa mi ha sempre fatto molto riflettere perché mi dico, se noi umani volessimo fare una cosa simile, anche dopo un anno di allenamento che ci troviamo tutti i giorni per fare quel balletto alla perfezione così, penso che sarà dura ottenere dei risultati come i loro. Quindi mi sono sempre chiesta come mai una tale precisione. Si vede proprio che sono tanti corpi, ma che sono uniti da un'unica coscienza. C'è un uno che li unisce e tutti interpretano l'armonia di un solo essere. Questa cosa non avviene in noi perché ci siamo individualizzati. La stessa cosa, per esempio, per gli animali selvaggi.
C'è proprio la nozione di branco. Se tutti pensassero a sé, il branco si disferebbe, non ci sarebbe più protezione, non ci sarebbe più da proteggere, si farebbero attaccare dai predatori. Vi è proprio un'intelligenza comune. E più questi animali evolveranno, più cresceranno animicamente, più saranno chiamati a doversi individualizzare. Cioè a diventare un'anima che concepisce l'io. Io sono separato da te. Questa è una fase, è fondamentale per i nostri amici animali. Quindi, questo in che modo succede? Allora, un modo per gli animali di individualizzarsi è proprio quello di avere a che fare con noi, che siamo dei fratelli più grandi, che hanno fatto un passettino in più di loro. Abbiamo qualche anno, forse qualche mese per l'evoluzione, qualche mese in più degli animali. Il loro modo di starci vicino, quindi parlo degli animali domestici, è un modo per queste anime di evolvere più velocemente e di individualizzarsi. Per questo i nostri cani, i nostri gatti, ma anche penso al coniglietto che possiamo tenere in casa, quando lo si guarderà negli occhi avrà una consapevolezza, una coscienza diversa. E quando comunicheremo con lui, non sarà più un branco che ci risponde, ma sarà un individuo che ci risponderà. Sarà un individuo che esprimerà le sue esigenze. Il branco non ha esigenze individuali, ha un'esigenza armonica di gruppo. L'essere individuo, umano o animale, ha un'esigenza individuale. Per questo noi viviamo nelle leggi del caos, per questo l'uomo in questo momento vive nelle leggi del caos, perché non soltanto non siamo più uniti tra di noi, ma non siamo più uniti con la vita, quindi non esprimiamo più l'armonia celeste in noi, non c'è più armonia. Siamo staccati da ciò che è armonico. L'armonia è la vita, l'armonia è Dio. Questo è un passaggio fondamentale. Quindi una missione dei nostri amici animali, perché anche loro sono esseri di luce che vengono per crescere, per evolvere, ma come noi hanno una missione. Quindi una delle loro missioni è proprio quella di starci vicino. E nel loro starci vicino c'è uno scambio di crescita, dove noi diamo loro la possibilità di individualizzarsi, ok? Diamo loro la possibilità di staccarsi dal branco, più un animale. Se prendiamo un animale selvaggio, finché è nella natura, lui saprà sopravvivere e pensare a sé benissimo da solo. Nel momento in cui noi prendiamo quell'animale e lo facciamo vivere con noi in casa, comunque intorno agli umani, per mesi, per anni, e rimettiamo quell'animale nella foresta, quell'animale non saprà più sopravvivere. Perché nel vivere con noi, l'animale si stacca dall'egregora dell'energia del branco, si stacca da questa intelligenza che li guidava prima. L'animale non soltanto lui ha delle antenne per percepire, ma quelle antenne lo collegano a degli spiriti guida, lo vedremo dopo. Gli animali hanno una gerarchia, anche loro degli spiriti guida, quindi sono estremamente connessi e sanno benissimo badare a se stessi. Noi abbiamo molta paura per i nostri amici animali, ma in realtà dovremmo avere paura più di noi, perché loro hanno quelle antenne che gli permettono di essere connessi alla vita e di poter sopravvivere. Ma come vi dicevo, anche per loro vi è un'evoluzione, l'evoluzione passa prima da un'involuzione, quindi stando con noi, i nostri amici animali si staccano da queste antenne, si staccano dal branco e iniziano a costruirsi un'anima individuale. Quindi questo è il dono che noi facciamo a loro, ma anche loro ci fanno un dono immenso. Come dicevo, gli animali sono connessi all'uno. Sono ancora un po' più di là che di qua, cioè sono ancora più connessi alle altre dimensioni che a noi, che alla vita terrestre, cioè portano il loro ancora
quell'atmosfera, quell'energia che riscontriamo nelle altre dimensioni, nell'aldilà. E loro portano in casa nostra queste vibrazioni. Gli animali riempiono, ed è per questo che io avevo gatti, ne ho persi diversi e poi vi racconterò il perché, vi racconterò la loro storia. Ma ho scelto di prendere un cane da poco, quindi ha 8 mesi, Tecla, e quindi è da poco tempo che è con noi, ma ho sentito l'esigenza di dover assolutamente avere un animale perché, come dicevo, sono un ponte, loro sono ancora connessi. E portano proprio questa connessione in casa nostra. Il loro compito è portarci amore. Il loro compito è ricordarci dell'uno, perché loro sono ancora connessi all'uno. E come noi, ora guardate la bellezza, noi siamo nella fase dove siamo più staccati da Dio, stiamo proprio integrando l'individualità, la separazione, ma adesso l'orologio sta girando sempre più velocemente, tra poco, e si parla proprio di anni, siamo chiamati a ritornare all'uno, a rimboccare quella strada, a cambiare qualcosa, e loro saranno chiamati ad individualizzarsi. Quindi a noi ci ricordano il passaggio prossimo che abbiamo da fare e noi gli ricordiamo il passaggio prossimo che avranno da fare. Quindi non soltanto sono esseri che ci riempiono, che sono simpatici, tutto quello che vogliamo, ma proprio hanno la missione di riconnetterci al divino, hanno la missione di portarci amore, non soltanto affetto, ma proprio un ricordare uno stato di coscienza che abbiamo dall'altra parte. Quindi questa è una dei grandi motivi per i quali ci tengono proprio ad essere al nostro fianco e non soltanto. Gli animali proprio hanno come compito, riutilizzo la parola missione, hanno come missione quella di accompagnarci. Sono dei servitori e non in senso negativo, non nel senso che sono inferiori a noi e devono servire. Parlo proprio di un servizio alla vita. Gli animali sono puro amore e in questo essere puro amore, come dicevo, servono l'universo e nel servire l'universo, come compito hanno quello di servire l'essere umano. Per loro è la loro aspirazione più grande. C'è un termine che mi piace molto in francese, in italiano, quando si è proprietari di un animale, si dice il padrone. È un termine che non mi piace per niente perché ha una nozione di potere, sembra che siamo superiori agli animali, c'è un senso di proprio di possessività, di possedere qualcosa e anche di denaro, no? Di comprare, di possedere. È un termine che non mi piace per niente, infatti non lo utilizzo mai, dico solo la padrona di quell'animale. Ma c'è un termine in francese per dire padrone di, che è maître o al femminile maîtresse. Per chi non conosce il francese, tradotto, maître e maîtresse vogliono dire maestro e maestra. È un termine che trovo bellissimo, perché chi è il maestro, il vero maestro? È colui che guida, è colui che mostra la via, è colui che insegna e è anche colui che protegge. E per l'allievo il maestro è colui quindi che è da seguire, è colui che bisogna imitare, è colui che ci proteggerà, è colui al quale bisogna dare la nostra fiducia. Quindi in francese questo mi piace molto perché esprime proprio il rapporto tra uomo e animale, quello in cui l'uomo diventa proprio la guida degli animali in quanto fratelli maggiori. Siamo fratelli maggiori di questi esseri, quindi dovremmo guidarli al passo successivo che dovrebbero fare. Purtroppo a volte diamo l'esempio sbagliato. Quindi non ci sono animali buoni o animali cattivi, semplicemente loro proprio hanno un livello cardiaco, questo amore immenso per noi e ci imiteranno in tutto quello che facciamo.
Spesso dice l'animale assomiglia al padrone. Sì, perché l'animale ha come compito di imitare il suo maître, il suo maestro, perché è nel suo ruolo, nel suo compito diventare come l'essere umano. Un po' come un bambino che imita i genitori. Allora, sapete che ho dei bambini, a volte parlano, si atteggiano come i genitori, come gli adulti. Quindi ci fanno un gran specchio perché mi dico, mamma mia, se io faccio così ho da lavorare ancora su di me. Ma allo stesso tempo la cosa è simpatica perché loro in questo modo crescono. Idem per i cani. Quindi sì, prendono i nostri atteggiamenti. Se siamo un atteggiamento di cuore positivo, prenderanno il nostro atteggiamento. Se siamo un atteggiamento negativo, hanno quell'amore incondizionato nei nostri confronti, che per loro siamo Dio e ci imiteranno anche nel nostro essere negativo. Quindi, ripeto, non ci sono animali cattivi. Perché non può esserci un animale cattivo, la loro natura è puramente luminosa, ma è limitare il padrone, in questo caso, che fa sì che diventino quello che non sono. Un'altra cosa che ho imparato proprio con quest'ultimo cuccioletto che ho preso con Tecla è che ci scelgono. Quindi non è un caso che abbiamo un animale piuttosto che un altro. Allora vi spiego un po' la storia d'amore che ho con Tecla, che ormai finalmente si è addormentato. È arrivata una ragazza in terapia qualche mese fa da me e aveva questo cagnolino stupendo e subito me ne sono innamorata, proprio ho avuto il chakra del cuore che mi si è spalancato e quando succede così vuol dire qualcosa. Quindi ecco, ho chiesto di questa razza e mi ha spiegato delle caratteristiche che vanno molto bene in accordo con me perché viaggiamo molto, lavoriamo molto con le persone, facciamo corsi, conferenze, quindi non potevo più prendere gatti perché io ho un'affinità incredibile con i gatti, ma non posso più averne perché viaggiando molto li lasciavo troppo spesso a casa da soli e non posso più farlo, non è giusto. Quindi mi sono detta, beh, un cagnolino, posso portarlo con me. E questa ragazza mi descriveva le caratteristiche di questa razza, che sono tranquilli, quindi che per i corsi non ci sarebbero stati problemi, eccetera, eccetera. Quindi ho detto ok, e siamo andati a cercare il cagnolino. Quindi io stavo lavorando, ricevevo delle persone, e è andato mio marito e mi ha mandato delle foto dei cagnolini. E io non ho avuto dubbi. In una di queste foto c'erano due cani. Uno era Tecla e l'altro era un cane che mi sarebbe piaciuto di più forse esteticamente perché aveva determinate caratteristiche, il colore, cose da ragazzina, no? Proprio voglio il colore così, il pelo così. Quindi aveva magari le caratteristiche superficiali che io ricercavo, ma lui, Tecla, aveva un'energia particolare e l'ho subito riconosciuto. Come vi dicevo, gli animali prendono la nostra energia, si adattano a noi e lui già a distanza aveva l'energia mia e di mio marito e dei miei figli, della nostra famiglia. Quindi ho detto a lui, non ho avuto dubbi, ho sentito proprio anche nella fotografia, quindi che lo vedevo appena, che ci stava aspettando, non ho avuto dubbi. Quando l'ho preso, lui, anche a distanza, mi è saltato addosso come se non mi vedesse da anni, quindi questa cosa mi ha sorpreso perché non mi sarei mai aspettata una cosa così, quindi proprio mi ha riconosciuta come se vivessimo insieme come se ci conoscessimo da chissà quanto tempo. E nel corso dei mesi, adesso un po' che stiamo insieme, ho iniziato a comunicare con lui, a fargli qualche domanda ed è emersa una cosa bellissima. Perché come vedete lui è sempre con me, cioè è sempre ai miei piedi. Se io adesso mi dovessi alzare e andare a bere un bicchiere d'acqua, anche se sta dormendo, lui si alza, mentre riempio il bicchiere si riaddormenta sui miei piedi, quando ho finito si risveglia e mi segue ovunque, è la mia ombra, no? E lo fa solo con me.
Quindi è un legame particolare e mi sono chiesta come mai sei così nei miei confronti. Quindi un giorno mi sono messa un po' in trance, in meditazione, lui dormiva come adesso, e ho cercato di contattare la sua anima. A me viene più facile di parlare all'anima, come alle persone, come agli animali, perché come siamo esseri multidimensionali, abbiamo sia la parte della personalità con la quale comunicare, sia la parte animica. Ci sono, per esempio, delle persone che comunicano con gli animali che parlano a livello della personalità e ti sanno dire, senza aver mai visitato casa vostra, la persona parlando col cane ti dice: in casa vostra avete questo, lui ha quel gioco, ha quella cuccia, vede proprio delle cose a un livello terreno. Io questa cosa non so farla, ma comunico a un livello animico. Quindi Tecla si è mostrato a un livello animico e mi ha proprio detto che è venuto per proteggermi, per servirmi, ed è vero che io l'ho sempre definito la mia sfinge da quando l'ho preso, sembra il mio guardiano, sembra la mia sfinge, quindi lo dicevo in modo simpatico e mi ha proprio detto che è a conoscenza del lavoro che faccio, della mia missione, che lui è qui per questo. Quindi per darmi una forza maggiore, è per questo che lui mi chiede proprio di venire con me ai corsi, alle conferenze. Io sto cercando di organizzarmi diversamente, invece è qualcosa del quale lui non è d'accordo, quindi cercheremo di trovare un equilibrio, perché proprio ci tiene ad essere con me. Ma tra le altre cose, tra le tante cose che mi ha detto anche, mi ha mostrato una vita passata dove era un cavallo. Sapete che gli animali possono cambiare aspetto, non è che un cane rimane cane sempre. Oggi può essere un cane, domani un uccellino, dopodomani un cavallo, cioè nel corso delle vite ovviamente. Quindi mi ha mostrato che in una vita passata era un cavallo intrappolato. Quindi io ho visto lui, era ancora un cavallo col pelo scuro e dietro di lui c'erano altri cavalli. Ed erano rinchiusi come in una stalla e c'era un pericolo che stava arrivando. Io non so se c'era pioveva, se c'era un fiume che poteva arrivare. Ora non ho visto il pericolo fisico, ma questi animali erano in pericolo, andavano salvati. Quindi io ero un uomo e semplicemente ho aperto, c'era questo pericolo che arrivava, quindi sono andato all'epoca, ho aperto le porte di questa stalla e questi cavalli sono partiti via correndo. Non ero il proprietario, ma ho fatto questa cosa che chiunque avrebbe fatto. Tecla all'epoca era uno dei primi cavalli davanti, quindi aprendo le porte lui mi ha visto benissimo e quello che ho visto in questo ricordo di questa vita passata è lo sguardo che ci siamo dati. Lui mi ha guardata dentro, cioè ha proprio impresso in sé il ricordo di chi io fossi. E quello che mi ha detto è che partendo lui non ha potuto ringraziarmi. Gli è rimasto dentro questa cosa di non poter rendermi il ringraziamento, rendermi la vita. Quindi è tornato oggi, Tecla, per restituirmi quello che io gli ho dato, in quella vita dove era un cavallo. Per dirvi, che i nostri animali non arrivano per caso, ma ci scegliamo anche qui, come con gli umani, ci scegliamo a livello animico. Avevo un'altra gattina quando ero piccola, con i miei genitori vivevamo in un appartamento, i miei genitori hanno sempre detto no agli animali, no agli animali, io volevo il gatto, no, perché viviamo in appartamento, no, 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 no. Fino a quando questa gattina selvaggia, quindi noi vivevamo al secondo piano, una mattina, era il weekend tra l'altro, perché in settimana i miei lavoravano, io andavo a scuola, quindi una mattina, non so se era un sabato o una domenica, c'era questo gattino che sotto la finestra di camera mia ha pianto tutto il giorno. Io ovviamente dopo 5 minuti, mamma, lo prendiamo? No, ovviamente no, Chantal, no, no, no. Fino a quando a fine giornata i miei si sono decisi. Quindi è
Anche qui, anche lì con quella gatta era una gatta terapeuta, gli animali hanno la capacità di curare, quindi anche lei era venuta con delle caratteristiche, ci aveva scelti, con tutte le finestre che c'erano in un condominio, poteva andare a piangere ovunque, ha passato un giorno intero a piangere sotto la mia finestra. Non è una cosa casuale. Quindi anche con loro, come con la nostra famiglia umana, anche con loro ci sono dei legami animici profondi che se potete indagate sul rapporto che avete con i vostri amici animali. Poi cos'altro dirvi di loro? Allora, parlando quindi dell'aldilà, perché era questa la domanda, no? Chantal, cosa succederà, cosa succede dopo la morte per i nostri amici animali? Allora, una cosa che mi hanno insegnato, è il fatto che non hanno paura della morte. Questo mettiamolo bene, con i sottotitoli, perché noi ci preoccupiamo tantissimo della loro morte quando loro non se ne preoccupano per niente. Perché, come dicevo, per via del non avere questo filtro che li separa dalla vita, non hanno niente contro le fasi della vita. Quindi loro sanno benissimo che c'è una vita nell'aldilà, lo sperimentano con molta facilità. Gli animali escono dal corpo facilmente. Anche in questo momento Tecla è sdraiato, ma c'è la sua coscienza al mio fianco che sta seguendo da un altro punto di vista. Non è un caso se si è addormentato, perché vuole essere presente con tutto il suo essere, con una forza maggiore. Questo succede anche ai bambini, non so se vi capita quando fate una meditazione o ascoltate una conferenza, se prendete i bambini con voi, i bambini si addormentano, non perché si annoiano, ma perché vogliono assistere alla conferenza ad un altro livello o alla meditazione, almeno questo mi è successo con i miei figli quando erano piccoli, ora ormai non stanno neanche più alla meditazione. Per dirvi che hanno molta facilità ad entrare e uscire dal corpo fisico e sono connessi con le altre dimensioni, sanno benissimo più di noi che la vita terrena è un passaggio, è un momento, sono delle vesti da indossare per servire la vita, per servire l'umanità, per poi ritornarsene a casa. Quindi non hanno paura della morte. Possono avere un istinto giustamente nelle loro cellule, siamo programmati, siamo i nostri fisici, i nostri involucri sono stati programmati per diverse funzioni, ma anche quello della sopravvivenza, per non gettare via la vita con facilità. Quindi abbiamo in noi proprio un programma che ci fa aver paura della morte. Quindi anche gli animali hanno un istinto di sopravvivenza, ovvio che non si danno, che non danno, che non buttano via la loro vita con facilità, questa è una cosa giusta, ma di per sé non hanno paura della morte ultima. Porto un esempio, da quando ero piccola, avevo mio nonno che aveva una stalla, aveva un grande orto con una stalla, aveva dei conigli. Io sono un amante del pane secco, cioè più è vecchio più mi piace, quello fresco ne faccio anche a meno. Quindi tutta la mia famiglia rideva di questo perché mi teneva da parte da piccola il pane duro. E mio nonno in quest'orto, nella stalla con i conigli, aveva dei box con dentro il pane vecchio che dava ai conigli. Quindi io, gelosa, andavo giù e rubavo il pane dei conigli, poi ammuffito, cioè ero fatta così, no? E ho assistito delle volte al momento in cui lui doveva uccidere i conigli perché mangiava di quello, no? Mio nonno è nato comunque in un periodo dopoguerra, di grande povertà, quindi è cresciuto che si allevavano gli animali, si uccidevano e duravano
per un anno la carne per mantenere la famiglia. Quindi lui è andato avanti così sempre, mio nonno. E io da piccola assistevo, mi rinchiudevo in casa, non volevo saperne niente, però sentivo questi conigli, no? Purtroppo si sentivano. E quindi poi quando tutto finiva ce n'erano altri, scendevo e li guardavo questi conigli, no? Dicevo, cavoli, tutta una vita per aspettare la morte, no? Ed è lì che ho avuto un'intuizione, o penso che mi sia stata mandata, dove mi è stato mostrato che per gli animali hanno proprio il concetto di riciclaggio, che può sembrare una parola brutta in questo contesto, ma per loro vi è proprio un ciclo, un riciclare la materia, dove per loro il corpo non ha importanza. Per loro il corpo non sono attaccati come siamo noi alla materia, è un involucro che sanno che prima o poi dovranno restituire, non hanno alcun problema con questo e nel restituirlo non è che va perso, restituirlo è come se riciclassimo quella materia. Mi è stato mostrato che tutti in qualche modo veniamo mangiati. Allora adesso vi stravolgo con questo. Spero che prendiate queste parole nel senso giusto, nel senso che anche noi, una volta che moriamo, prima ci restituivano alla terra e la terra diventa erba, l'erba viene mangiata dalle mucche, dai cavalli che poi muoiono, che poi vengono mangiati dagli uccelli e dagli esseri della terra, eccetera. C'è un riciclo dell'energia, della materia, niente viene buttato via e in questo per loro non vi è nulla di male. Vi è di male la morte ingiusta, vi è di male la morte sprecata, quello sì, quindi questo non vuole giustificare la carneficina che stiamo facendo nel regno animale senza motivi validi. Ecco, per loro l'offrire la loro vita non c'è problema nel momento in cui si dà vita a qualcun altro. Pensate agli uomini. Gli uomini, gli animali selvaggi, no? Vedo a volte dei reportage, dei documentari alla televisione dove ci sono questi predatori, quindi può essere la tigre, il leone, eccetera, che attaccano questi branchi, ad esempio, di gazzelle, no? E se si guarda bene, ad un certo punto c'è una gazzella, un animale, che si stacca dal branco ed è come se si sacrificasse. Io mi sono sempre detto, ma cavoli, ma no, non staccarti, rimani nel branco che sarai protetto, eccetera. Ma dopo un po', adesso che entro nell'età adulta, mi sono detta proprio, cioè sembra proprio che vi sia un sacrificio, perché per loro non vi è l'attaccamento al loro corpo fisico, alla loro materia. Quindi sanno che dovranno morire prima o poi ed offrono il loro corpo per proteggere il branco. Quindi questa è una delle cose che gli animali hanno cercato di insegnarmi nel corso di questi anni. C'è stato un altro episodio da piccola, dove eravamo una festa estiva, quindi in piazza, e c'erano questi tavoli tutti appiccicosi di birra, o di bevande zuccherate. E in questo tavolo appiccicato c'erano centinaia di moscerini. E io con una facilità da brivido, e ho avuto sensi di colpa davvero per anni, ne ho sofferto tantissimo, ho preso un bicchiere e ho fatto così, uccidendo tutti questi moscerini. E ho avuto un pianto, uno star male, perché attraverso quel gesto mi sono resa conto di aver fatto uno sterminio per cosa? Per niente, per gioco, per noia. Non c'era un motivo valido per uccidere quegli animali. E in quel mio star male, che davvero è durato tanto tempo, mi sono resa conto, mi hanno detto che già per loro non c'è stata una vera e propria morte perché non erano individui. Lo spirito dei moscerini non è stato toccato, ma giusto dei corpi che lo rappresentavano. E quella morte
per loro è stata di grande ricchezza perché hanno risvegliato un essere umano sull'importanza della vita e della morte. Quindi per loro il fatto che io abbia compreso l'insegnamento valeva 1.000 volte di più del fisico di quei moscerini. È molto diversa dalla nostra mentalità. Loro sono proprio pronti a sacrificare il nostro corpo per noi. Questa è la cosa più grande, l'amore più grande per tutti è il sacrificio, l'amore ultimo, pensate anche alla nostra religione, la crocifissione, no? È il sacrificio ultimo, è l'amore più grande che possa esistere. E loro questo ce lo insegnano, ci insegnano a riconciliarci con la morte, a non temerla. A comprendere che siamo tutti natura e la natura è un ciclo continuo. Pensate alle piogge, a questo movimento dove l'acqua viene riciclata, così anche la materia. Ora mi dispiace, non ci sia uno scambio. Io vado avanti, ora intanto non leggo domande, quindi spero di rispondere a quelle che mi sono state già fatte. Allora. Cosa succede quando gli animali muoiono? Quando, ad esempio, quando gli esseri, gli animali selvaggi che vediamo nei documentari, muoiono, se osserviamo bene, muoiono. Quando un predatore, quindi attacca la preda e ce l'ha sotto i denti, per capirci, se osservate. E questo l'ho sentito, non l'ho visto, quindi quando non sono cose che vivo ci tengo a dirlo. Ovvio che io non ho mai visto dal vivo una tigre catturare una gazzella o altro, non ho mai partecipato. Quindi non so quando l'ho dovuto leggere o sentir dire ed è qualcosa che poi ho osservato quindi con occhio diverso il documentario, la televisione. Quando un predatore, quindi prende la preda, se vedete la preda si immobilizza, è come se non è che si dimena come faremmo noi umani, si paralizza, non si muove più. Ora possono esserci 1.000 motivi, anche scientifici, non voglio sostituirmi a motivi più validi, ma l'animale ha la capacità di lasciare il corpo fisico quando vede sopraggiungere la morte. Nella preda, quando è bloccata dal predatore, l'anima non c'è più. L'anima è per questo che è immobilizzato il corpo, perché l'anima fluttua sopra il corpo fisico. Questo l'ho osservato nei miei amici animali, quando stavano male, dopo vi racconto, escono dal corpo fisico. Anche noi avremo questa capacità, l'uomo ha la capacità di uscire dal corpo fisico in dolori fisici eccessivi o nel momento in cui sopraggiunge la morte. Quindi gli animali hanno questa capacità. Anche quando se ne vanno per un incidente, l'animale consapevole in genere che la morte sta per arrivare, la scelgono come la scegliamo noi, per X motivi, scelgono che è il momento di andarsene e decidono a volte proprio, c'era una donna che mi raccontava che aveva un cane che non andava mai sulla strada, quindi conosceva le regole, obbediente, se lo chiamavi tornava. E quel giorno lei l'ha visto proprio partire verso la strada e buttarsi sotto una macchina. Quindi sono racconti che mi vengono fatti per dire che è l'animale che sceglie quando andarsene perché, poi magari vedremo, ma per diversi motivi per lui non è più il suo posto. E l'anima in genere esce dal corpo prima dell'impatto fisico. Questo può succedere anche a noi, ad esempio, io soffro tantissimo il dolore fisico, cioè lo soffro, spero di non soffrirne. Ma se ho un minimo dolore, per me è una tragedia, è qualcosa, non ho paura della morte, dell'andarmene, ma del dolore fisico tantissimo, è qualcosa che non sopporto.
Quindi appena ho un dolore svengo, appena vengo, vedo sangue, ora meglio, inizio a essere più forte, ma se no sfuggo via alla svelta quando vedo il sangue, sento parlare di sangue. E quindi spesso mi è capitato di svenire nel momento del dolore oppure nel momento del parto, ripeto, per me il dolore è qualcosa di insopportabile, non volevo fare l'epidurale. Poi ho fatto il primo parto, era in acqua, ad esempio, quindi l'epidurale non si può fare e ho partorito sempre in casa, quindi non c'erano queste tecniche per alleviare il dolore e mi sono ritrovata a vedere la scena del mio parto, nel vedermi partorire dall'alto, fuori dal mio corpo. Quindi anche noi abbiamo la capacità di uscire dal corpo fisico nel momento del bisogno, ma siamo un po' arrugginiti nel farlo, quindi anche qui non preoccupiamoci per gli animali perché hanno questa intelligenza in più della nostra di poter alleviarsi dal loro dolore. Mi chiederete perché allora leggo le domande. Perché allora mi chiederete, alcuni animali scelgono la sofferenza? Ci sono diversi motivi. Ho accompagnato un cagnolino, era il cagnolino di una ragazza che seguivo quando facevo incontri individuali. E questo cagnolino era ormai malatissimo, anziano, e si vedeva che era pronto a partire. Cioè io per me era chiarissimo, lei sperava in una guarigione perché non aveva nessun altro, questo cagnolino era tutto per lei, era la sua famiglia, tutte le sue mancanze erano riempite da questo cane, quindi lei c'era attaccatissima e ve lo faccio vedere che si sta svegliando. È giusto che ci sia partecipe a questa conferenza e quindi mi chiedevo il perché questo cagnolino patisse questo dolore quando aveva tutte le possibilità di andarsene dal suo corpo e quello che mi mostrava era proprio che lui non voleva andarsene per lei, preferiva soffrire piuttosto che far soffrire la sua maestra. La sua proprietaria. Quindi un animale può scegliere, in genere sceglie sempre noi prima di lui. Gli animali sono altruisti, non sono egoisti perché non hanno ego. Quindi sceglieranno sempre noi prima di loro. Non hanno problematiche come noi quando ce ne andiamo dall'altra parte di doversi liberare dal proprio ego, dalle proprie emozioni, perché non hanno tutto questo. La loro preoccupazione siamo noi. Quindi quando ci sono difficoltà, dobbiamo chiederci se non siamo forse noi a volerli trattenere, perché loro possono andarsene dal corpo fisico da un momento all'altro, quando l'hanno scelto. Quindi questo motivo. Un'altra cosa che ho vissuto è l'eutanasia, quindi ho anche lì una domanda, è giusto fare l'eutanasia o no ai nostri amici? Pian piano leggo, per i nostri amici. Allora, ho avuto un gatto 2 anni fa, era una gattina e era la gattina di un'amica, quindi ha avuto una cucciolata. E questa gatta ha avuto quindi questi cuccioli di cui uno era malformato, noisette, aveva una grossa cista a livello della pancia, era proprio bella gonfia. Quindi ci siamo detti, vabbè, la prendiamo, la operiamo e basta, vedremo come vanno le cose. Quindi l'abbiamo operata, è andato tutto bene. Poco dopo l'operazione, 2 o 3 giorni dopo, ha iniziato a respirare male e non capivamo cosa avesse. L'abbiamo portata dal veterinario, era un cucciolo, non avrà avuto neanche 6 mesi, meno 4-5. Ha iniziato a respirare male e l'abbiamo portata dal veterinario e il veterinario ci ha detto che i polmoni si riempivano d'acqua.
Quindi lì ero io, sinceramente, spingevo il veterinario perché io non sopporto la sofferenza, quindi preferisco andarmene che patire la sofferenza. Quindi dicevo, beh, lasciamolo andare. Non si poteva togliere quel liquido, non si faceva niente, quindi dicevo, facciamolo andare. E si aggravava questa gattina, respirava malissimo, soffocava, soffocava. Non ho mai capito perché e adesso capisco che era giusto così. Il veterinario non voleva farle la famosa puntura. Una sera prima di andare a letto ricomincia a soffocare, ma non faccio niente visto che il veterinario non ha mai fatto niente. Quindi si aspetta, ha detto ok, vado a letto e le passerà come le è passate tutte le altre volte. La mattina mi sono svegliata e era ancora in questo soffocamento. Io ho dormito stranamente da Dio, nel senso che quando qualcuno sta male in casa non dormo bene. Ogni ora, ogni 2 ore mi alzo, controllo. Quella sera lì, coma totale, cioè come ho chiuso gli occhi, li ho riaperti la mattina senza accorgermi di nulla e non è da me. Quindi quella mattina mi sveglio. E questa gatta è in uno stato pietoso, nel senso che ha respirato male tutta notte. Parto, vado direttamente dal veterinario. Cosa succede? Che la gatta fa delle urla quando la prendo per metterla in macchina. Quindi primo segnale che non ho ascoltato all'epoca e adesso la lezione l'ho imparata, nel senso che questa gatta non voleva andare dal veterinario. Quindi in macchina non era per niente contenta, peggiorava. Quando ho aperto la portiera davanti al veterinario, lei ha sicuramente sentito perché dai veterinari fuoriesce un profumo di prodotti molto forte. Quindi sono sicura che lei l'ha sentito e ha iniziato a miagolare come una matta, ma ormai ero lì. E quello che ho capito è che questa gatta voleva morire con noi, non voleva morire da sola in un posto estraneo a lei. Quindi non ho avuto il tempo, ce l'avevo in braccio, non ho avuto il tempo di allungare le mani e darla al veterinario che lei se n'è andata. Ha proprio scelto almeno lì di andarsene con me. Mi emoziona sempre questa cosa, non è stato facile perché è proprio morta e soffocata tra le mie braccia. E cos'è successo? Quindi 10 minuti dopo me ne vado dal veterinario, lui non poteva più fare niente. Qui poi siamo in piena campagna, quindi hanno una leggerezza per loro di animali, ne vedono spesso, di gatti, gattini, eccetera. Quindi riparto subito e arrivo a casa. Già in macchina iniziavo a sentirla. Arrivo a casa e piangendo come una bimba sul divano, la gatta mi si mostra davanti a me. E era un essere grandissimo, grandissimo livello di età animica, non era più animale, era proprio un gatto, portava addirittura degli ornamenti, non era solo l'animale, aveva proprio come se portasse un diadema, era una gatta bellissima, una gatta regina, non so, una gatta davvero particolare. E quello che lei mi ha detto, che per lei era fondamentale, concludere questa vita proprio chiudendo la materia, quindi nel dolore. Ora il dolore forse non era necessario, non lo so, ma per lei era importante rispettare i ritmi della madre natura. Poi adesso vi dico anche il perché, ci arriviamo dopo. Però ecco, per esempio, lei l'eutanasia non la voleva. Altri animali invece la chiedono perché non hanno difficoltà, come dicevo, con la morte. Quindi, se non sapete se sia il caso
di lasciarli andare con un aiuto o meno, provate a chiederlo all'animale, avrete dei segni. Io, per esempio, avevo il segno che questo veterinario, guarda caso, non faceva nulla. Succede sempre qualcosa. Ora, ad esempio, quando sono rimasta incinta, della mia prima figlia, ero giovane, avevo 20 anni. E non ero per niente pronta ad avere bambini all'epoca. Quindi, da incosciente quale ero, subito la prima cosa da ragazzina dici con facilità voglio abortire, no? E sono andata fino in fondo in questa cosa, nel senso che avrò fatto non so quanti ospedali, quanti medici, e tutti mi dicevano no, 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 no. Mi trovavo degli obiettori di coscienza perché? Perché non era qualcosa che per la mia vita andava fatto. La mia anima aveva scelto di avere quella bambina, se no non sarei rimasta incinta. Sono degli esempi, no? Quindi la vita rispondeva a qualcosa di profondo. Quindi lì mi sono messa in meditazione e ho ascoltato i segni. Idem per gli animali. Se avessi ascoltato bene i segni all'epoca, quando avevo questa gattina, mi sarei detta la tengo con me e la facciamo morire in casa, perché lei era quello che voleva. Quindi mi dispiace, lei poi non, quando se n'è andata subito dal corpo fisico, non aveva il benché minimo di collera, di sensi di colpa, di dubbi, era perfettamente lucida, per lei tutto doveva andare così. Ma ecco, se fossi stata un po' più sottile nell'ascoltare i segni, la cosa era chiara. Quindi chiedete perché le risposte non vengono solo a un livello telepatico, non è che dobbiamo tutti essere medium, ma la vita risponde a tutti, fortunatamente, non a solo dei prescelti. Questa cosa non esiste. Ci risponde e ci risponde come? Con segnali molto evidenti. Quindi ci sono degli animali che non vorranno l'eutanasia, preferiranno rimanere in casa tranquilli, altri che preferiranno essere accompagnati, perché ci sono degli animali, magari anche orgogliosi, che vogliono morire, andarsene con le loro attività fisiche, non vogliono vivere il degeneramento, del corpo fisico, ad esempio. Non vogliono dipendere dal maestro, dal padrone, non vogliono pesare, perché ricordatevi che noi veniamo prima di loro. Quindi se possono salvarci prima di essere salvati, lo faranno. Quindi in base a questo sceglieranno come morire. Ad esempio, ho avuto un altro gatto anni fa, Grisù si chiamava, era un gatto bellissimo, tutto peloso, era stupendo quel gatto. E se n'è andato, se n'è voluto andare, ha avuto anche una morte abbastanza tragica, nel senso che qui, ripeto, siamo in campagna, quindi è pieno di cervi, è pieno di cacciatori, e quindi c'è un cacciatore che ha preso di mira il gatto, quindi Grisù è rientrato in casa con, aveva ancora la pallottola, non so come si chiama, quindi l'abbiamo fatto operare, si è salvato. Miracolosamente gli abbiamo fatto delle cure energetiche e nelle cure energetiche c'erano tutti gli esseri della natura che curavano. Quindi, quando avete un animale che sta male, basta semplicemente mettergli una mano, centrarsi e arriveranno delle creature che si prendono cura degli animali. Quindi, questo gatto si era ripreso e se n'è andato. Al giorno che ho riaperto le porte di casa perché era guarito, non è mai più rientrato. Quindi mi sono detta: lui aveva scelto di partire. Perché aveva scelto di partire? Me lo sono chiesta, perché anche con lui c'era un legame bellissimo, aveva vissuto con noi da anni, non era per niente anziano. La risposta che mi sono data non è stato lui a darmela, la risposta che mi sono data è che eravamo in un grande cambiamento della nostra vita, ero incinta del secondo figlio e eravamo in via di cambiamenti, di spostamenti, stavamo costruendo una casa. Era come se per lui, se non ci fosse spazio per lui nella vita nuova. Non che noi non gli dessimo lo spazio, ma per lui il ciclo con noi si chiudeva lì.
E si apriva un'altra pagina nuova della nostra vita, e in quella pagina nuova per lui non c'era la sua missione. Quindi ha preferito lasciarci liberi, e sarebbe stata una difficoltà per noi avere un gatto, perché abbiamo avuto dei piccoli spostamenti di casa mentre costruivamo quella nuova. Ora non sto a raccontarvi tutta la mia vita, però è vero che quel gatto in più l'avremmo tenuto assolutamente, ma sarebbe stato più complicato forse per noi gestire anche il gatto. E quindi se n'è andato. Ho avuto anche un'altra amica che ha perso un cane nel momento in cui stava cambiando situazione di vita, situazione familiare, situazione di casa. Quindi loro se ne vanno, o per lasciarci liberi della loro presenza, e non lo dico in senso negativo, o proprio perché loro non sentono più che ci sia, che faccia parte della loro storia far parte di quel nuovo libro, di quel nuovo capitolo. Quindi ecco, hanno diversi motivi per andarsene, come scegliere di andarsene anche in solitudine. Alcune persone mi hanno scritto e mi hanno detto: Chantal, ma perché il mio cane se n'è andato proprio nel momento in cui io non ero in casa? E è la stessa risposta che do per gli umani, no? Ci sono persone che se ne vanno, magari rimaniamo con loro al loro cospetto giorno e notte, basta che ci alziamo e che andiamo a farci la doccia, che loro se ne vanno. Perché? Perché o loro hanno bisogno di andarsene in solitudine, o non vogliono darci quel dolore, quella sofferenza, o anche perché loro, per loro sia, per loro è più facile andarsene senza di noi, non perché gli siamo di troppo, ma perché non è facile lasciarci. Non è facile neanche per loro, quindi preferiscono farlo in solitudine di modo da essere sicuri di farcela. Quindi ecco, cerco di darvi delle risposte. Allora, come accompagnare gli animali nel loro passaggio? Gli animali, come si dicevo, sono esseri molto sottili, sono ancora connessi all'uno, quindi hanno bisogno di molta dolcezza, hanno bisogno di silenzio nel momento in cui se ne stanno andando, hanno bisogno di serenità in casa, ma amano anche essere salutati. Come dire, ovvio che non si può parlare di funerali, però di un rituale, quello sì, un rituale per loro di salutare, perché la loro anima c'è. Quando escono dal corpo fisico, come dicevo, loro non hanno problematiche da risolvere perché non c'è ego, sono luce, e appena escono dal corpo fisico sono luce. Quindi le loro preoccupazioni, semmai, siamo noi. Se ci sono delle difficoltà da risolvere in un secondo, perché durano poco le loro difficoltà, sono riguardanti noi, nel senso che temono di lasciarci soli, temono di lasciarci nella sofferenza, temono di lasciarci senza protezione. Quindi al massimo, per salutarli, possiamo nelle nostre preghiere, nel nostro rituale, dirgli anche: stiamo bene, vai pure, come faremmo con gli umani, con la nostra specie. Quindi questo lo si può fare. Leggo, per rispondere. Allora, mi chiedono se nell'aldilà si ritrova l'anima dei nostri animali. Ci arrivo, adesso vi rispondo. Quindi possiamo salutarli con un rituale che può piacere a loro, magari con dei loro giochi, con una canzone, ritrovarsi in famiglia, questo a loro fa piacere. E per accompagnarli, a me piace usare con gli animali, ad esempio, l'omeopatia, i fiori di Bach. Ci sono diverse persone professioniste in questo ambito, io non lo sono, dove potete proprio chiedere o una comunicazione con l'animale, o di darvi dei rimedi paralleli proprio per aiutarlo ad andarsene. Ovviamente non parlo di medicina allopatica, che serve per agevolare, alleviare un po' il male fisico. Quindi ecco, non date per scontato il loro passaggio, perché loro amano
essere onorati, amano onorare non tanto essere onorati in quanto io ho bisogno di essere salutato, ma proprio in quanto passaggio della vita. Loro onorano la vita, onorano il tempo che hanno trascorso con noi. Quindi il fatto, quando se ne vanno, di fare un rituale di saluto è un modo per loro di andarsene con una pienezza in più. Ecco, se posso dare dei consigli è questo. Poi fortunatamente loro non hanno i nostri problemi. Stiamo tanto a preoccuparci del loro passaggio, quando in realtà è proprio il contrario, loro sono luce. E dove vanno? Domanda. Quando se ne vanno dal corpo fisico, dove vanno? Ritornano in dimensioni di luce, in dimensioni parallele. Loro hanno le loro dimensioni. Non, questo non vuol dire che le nostre non possano incontrarsi, anzi, però loro hanno un loro regno, hanno una loro gerarchia, hanno diverse età animiche, quindi hanno i loro maestri, hanno le loro guide di luce, quindi ci sono proprio dei grandi chef animali che guidano quelli più piccoli e si ritrovano tra di loro, possono creare i loro paesaggi. Quindi a volte nell'aldilà possono trovarsi nella natura, in mondi fantastici, possono cambiare fisico nell'aldilà continuamente, possono presentarsi come una farfalla, poi come un drago, poi come un leone. Gli piace giocare nel cambiare, ma hanno, diciamo, un loro universo. Quando però noi ce ne andiamo, molto spesso non abbiamo soltanto i nostri familiari, ma anche loro vengono a prenderci. Nel momento in cui vengono a prenderci, hanno l'aspetto dell'animale che noi conosciamo, hanno l'aspetto che avevano nella nostra vita con noi. Ma questo non vuol dire che loro sono quell'animaletto che abbiamo conosciuto. Vengono per essere riconosciuti, ma poi vedrete, vedremo quando torneremo nelle altre dimensioni, che la loro coscienza è ben diversa e impareremo proprio a ritrovarli come spirito. Io vedo la mia gatta, questo gatto col diadema che vi dicevo, a volte la cerco, mi connetto a lei. E non posso più cercarla come il gattino che era, perché non era quello, era un essere ben più grande. Quindi a volte mi connetto a lei e ci sorridiamo, perché esiste ancora come un spirito ben più vasto. Salutare lei non è solo salutare il gattino che avevo io, ma è salutare l'anima gruppo dei gatti. È un ritrovarla ad un altro livello, ma c'è. È una collaborazione, è un'unione animica, anche perché noi facciamo parte di loro e loro fanno parte di noi. Sono un aspetto del nostro spirito, perché tutti i nostri spiriti insieme creano il disegno della vita di Dio. Quindi siamo tutti parte dell'altro, anche gli animali sono parte di noi. Bisogna giusto ritrovarli ad un altro livello. Non aspettatevi di trovarvi il vostro gattino, il vostro cagnolino, subito sì, ma poi li troveremo come uno spirito, sebbene animale, ben più vasto, che ci avvolgerà diversamente. Anche qui, se notate in terra, l'animale ci riempie, è proprio. È come se avessimo una parte di quelle dimensioni qui con noi. Io non so se a voi vi fa questo effetto, ma a me, per esempio, questo cane mi riempie, ma non a livello della personalità, non ho buchi da riempire, ma proprio a livello cardiaco, è ossigeno, porta una dimensione a casa, portano quello stato d'essere lì. Per questo che quando se ne vanno, come si dice a Bergamo, le dura. Perché ci viene a mancare quella dimensione lì. Ovvio che ci mancano loro, ovviamente, ma è come se ancora una volta vivessimo il distacco da Dio, il distacco dalle nostre dimensioni, il distacco da casa. Quindi quando sono con noi riempiono i nostri vuoti, ma quando non ci sono, di nuovo siamo confrontati con quell'assenza, con quella nostalgia di casa.
Per questo ne ho ripreso un altro, perché è difficile. Allora, non soltanto li ritroviamo nell'aldilà, quindi non dobbiamo aspettarci di andarcene, ma possiamo ritrovarli nell'aldiqua in diverse forme. Allora, prima cosa, si reincarnano, quindi possono ritornare in un nostro animale domestico e succede molto spesso. Quindi un animale che abbiamo perso può tornare. Ma io ho vissuto una cosa simpaticissima. Quindi avevo quella gattina che piangeva sotto la camera, sotto la mia camera quando ero bambina. Quella gattina ad un certo punto se n'è andata. Io ero già grandicella, avevo 20 anni e vivevo in Belgio quell'epoca e avevo preso un gattino Grisù. Il gatto che poi se n'è andato per via dei cacciatori. Quindi Grisù era piccolino e l'altra se ne stava andando. Avevo Grisù da 2 mesi, quindi meno male conoscevo il suo carattere. E mia mamma mi chiama, mi dice: "Guarda, Chantal, la Polly si chiamava così, se n'è andata." Quindi io a pezzi, soprattutto senso di colpa madornale perché non ero con lei, perché in quegli ultimi anni vivevo altrove, non sono stata con lei, mi sentivo in colpa di averla abbandonata, quindi è stata dura. E avevo questo gattino qui addosso e si è svegliato tutto ad un tratto, ad un certo punto dopo la chiamata, si è svegliato e ha iniziato a fare dei gesti su di me che la gattina Polly mi faceva sempre, cosa che Grisù non aveva mai fatto. Era come prima si è svegliato e era paralizzato, infatti l'ho chiamato più volte, ho detto Grisù, Grisù, cioè non riuscivo a capire se c'era, se era come in trance. Dopodiché ha iniziato a fare i gesti che mi faceva quella gatta e io lì sono scoppiata a piangere perché sono convinta che Grisù per qualche istante abbia lasciato il suo corpo fisico e abbia lasciato il posto alla presenza della gatta che viveva ancora con i miei genitori. Io sono convinta che quella gatta sia venuta a salutarmi e da lì anche il mio senso di colpa un po', poi rimane, se n'è andato perché è come se avessi percepito che per lei non ero mai andata via. Eravamo sempre legate. Per lei la separazione fisica sì c'è stata, certo. Però ero sempre lì come lei è venuta a dirmi io sono sempre qui. È durato 10 minuti questo. C'era un amore incredibile in quel momento, proprio c'era qualcosa di cristico, di paranormale. Poi il gattino si è addormentato e quando si è svegliato era di nuovo lui. Quindi questo può succedere. E possono i gatti, ma anche altri animali, adesso pensavo ai gatti, però proprio gli animali possono essere un canale. Quindi come dicevo, come ha fatto Grisù, lasciare il loro corpo fisico ad altre entità. Allora, i defunti, i nostri, della nostra specie, possono comunicarci attraverso gli animali. Faccio gli esempi a volte di farfalle, di gatti, cioè gli animali hanno questa possibilità di poter far passare la presenza della vita, che è anche umana, che è anche animale, ed essere un canale della vita. Quindi, quando perdiamo un essere caro, animale o no, occhio agli altri animali perché possono diventare un loro modo per comunicare con noi. Possono prendere quel fisico per qualche istante, oppure possono diventare un canale, per le guide, per esseri più evoluti. Faccio un esempio, guido dei viaggi alle Maldive perché è un posto particolare. Dove è molto più facile connettere certe energie, certi spiriti. E una volta un gruppo dell'anno scorso che abbiamo portato, abbiamo fatto una meditazione nell'acqua e c'è stato un essere che protegge le acque maldiviane che ha voluto parlarci. Quindi era un'entità estremamente elevata, non era un animale, sto parlando di esseri della natura, di guardiani della natura, che ci ha parlato, no? Quindi ho canalizzato questa presenza e
il gruppo l'ha percepita. Dopodiché è apparso un airone vicino al gruppo ed era stranissimo. Tutti l'hanno visto, quindi non solo io. Tutto il gruppo ha potuto notare che questo airone aveva una forza particolare. Non era solo l'animale, c'era una presenza. Abbiamo fatto anche delle fotografie. Questo animale ha un'aura grandissima, bianca, luminosissima. La presenza che ha parlato con noi nell'acqua per qualche istante, che è durato un po', ha incorporato un airone ed è venuta a manifestarsi nel fisico per fare vedere che c'era. È stato di un'emozione sconvolgente e in tanti sono stati a percepire questo essere immenso in questo airone e proprio anche nelle fotografie si può vedere quest'aura bianca intorno a lui. Un'altra volta, sempre alle Maldive, io sono terrorizzata dell'acqua profonda, cioè se non tocco da buon capricorno, se non tocco non ci vado. E ho voluto superare una delle mie paure, perché mi piace superare le paure, essere libera e fiduciosa, e mi hanno portato a fare un'immersione notturna, quindi già è dura. Notturna è stata ancora più tosta, in mezzo ad un centinaio di squali. Quindi pensatemi, ora è andata benissimo perché in quest'acqua mi sono sentita nel tutto, quindi una pace e un assoluto, non vedo l'ora di tornarci là sotto. Ma quello che mi ha impressionato di più è che c'è stato in tutto questo, questi pesci enormi che facevano la loro vita, non ti guardavano proprio, c'è stata una razza che ha iniziato a guardarmi e io ho sentito di essere toccata. Quando qualcuno mi guarda, lo sento anche a distanza, l'aura viene toccata, lo sguardo tocca come una mano. Mi sono sentita toccata e da, non so, 5 metri da me, sul fondale, questa razza ha iniziato a avvicinarsi fino a fermarsi a qualche, non so, 50 centimetri e si è fermata lì. E io ho detto, ok, e ora? Cioè, cosa vuoi? Quindi questa è la mia parte più mentale, più della personalità. Poi mi sono detta, alt, guardiamo ad un altro livello cosa sta succedendo. Quindi la razza è un essere, una creatura piatta, si estende a livello orizzontale, no? È fine, è liscia in orizzontale. E quando ho iniziato a guardare con altri occhi, ho visto che c'era un essere verticale, un essere della natura in piedi dentro di lei, che veniva a salutarmi, che veniva a dirmi: ok, sappiamo che ci sei, sappiamo che sei qua e ti salutiamo. Questo non succede solo a me, ci tengo a specificarlo, succede a tutti. L'unica cosa è avere la sensibilità di leggerli questi messaggi, perché qualcun altro dice: vabbè, è arrivata la razza, ma cioè in mezzo a centinaia di animali, cosa vuoi che sia? È normale. E invece, per me è stato qualcosa di magico, perché c'era un'altra persona, gli ho detto: guarda la razza. La persona mi ha detto: sì, c'è la razza sott'acqua, ma non l'ha guardata. Io invece ho cercato di entrare in armonia con quest'essere che è venuto a salutarci e succede spessissimo. Quindi questo in positivo mi è successo anche in negativo, non so se l'ho mai raccontato pubblicamente o in video, non lo so, è qualcosa che mi capita di dire, dove da piccola avevo delle entità scure che mi seguivano, mi sorvegliavano per vedere che strada prendessi, perché cercano sempre di mantenere le persone nell'addormentamento, no? Perché se ti svegli disturbi, quindi meglio che quella lì la teniamo buona. E quindi queste entità scure di notte erano entità nella mia camera, di giorno erano corvi e si potevano percepire benissimo, nel senso che questi corvi non erano uccelli normali, ma avevano un'entità tosta. Quando mi guardavano non erano animali, ma erano entità superiori. Quindi in tutte le polarità gli animali possono veicolare delle forze, possono essere un canale. Ma vediamo se ci sono domande. Ma
Allora, l'etanasia ho risposto, eh. Gli animali può andare bene, quindi se riascoltate la conferenza per l'etanasia ho risposto. Allora, andiamo un po' più nel concreto, anche, boh, non è che non ho detto cose concrete, però andiamo un po' più nell'attualità di quello che sta avvenendo oggi, quindi volevo dedicare anche questo pomeriggio a fare una meditazione insieme per l'Australia. E allora non voglio pensare o analizzare il cosa stia succedendo, il perché. Vedo tante persone, cercano anche persone spirituali, cercano di dare messaggi e sono utili indubbiamente a quello che sta succedendo, però penso che per me l'importante è stare vicino alla terra e agli esseri che stanno soffrendo. Non mi piace riempirmi di belle parole quando là stanno bruciando. Quindi vorrei che fossimo più concreti e agiamo punto e basta, senza riempirci magari di tante parole. Gli animali hanno il compito di mandarci un messaggio, che è quello di dire: ricordatevi che non siete solo fisico, ricordatevi della vostra bellezza, ricordatevi dell'amore, ricordatevi della vostra luce. Ad esempio, i delfini, le balene, i cetacei hanno questo grande messaggio da darci, sono degli esseri estremamente evoluti, non sono animali. Sono andata 2 anni fa alle Canarie. Io sono una da viaggi all'avventura. A me non piace partire con i tour operator, andare nel resort e non muoversi per una settimana dal resort, no? Non sono fatta così, non riesco. No? Un viaggio deve avere un senso per me e andare a visitare o contattare determinate cose. 2 anni fa abbiamo fatto un viaggio in famiglia, un viaggio anche per i bambini. Ho detto: ok, andiamo in un resort dove i bambini hanno il loro mini club, hanno i loro scivoli, hanno i loro giochi e facciamo una vacanza così. Ovviamente, dopo 2 o 3 giorni non ne potevo più. In più, non faceva caldissimo, era primavera, quindi io non sopporto tanto il freddo. Ho detto: ok, sono andata in un ufficio lì del resort e organizzavano gite e una era quella di andare a vedere i delfini. Ora, la cosa non mi è piaciuta per niente perché è orribile. Ci sono una marea di barche, di turisti che cercano di visitare, di cercare questi delfini, quindi è orribile, eh? Non lo rifarò più. Però quell'esperienza mi ha dato un grandissimo insegnamento. Abbiamo trovato i delfini, ovviamente, quindi tutti a queste barche, tutti addosso. E cos'è successo? Che sono entrata in contatto con loro e in questo contatto, aspettate un attimo che ho una chiamata, in questo contatto, allora, dico a mio marito che non ho ancora finito, se non arriva. Ok, in questo contatto con loro sono rimasta molto stupita perché in genere un animale è un animale, ok? Quando parlo con Tecla, soprattutto ci parlo mentre dorme, è un cane. I delfini assolutamente no. Quando sono entrata in contatto con loro erano degli esseri extraterrestri ed erano degli esseri di un altro pianeta, che avevano sembianza, possiamo dire, umana, nel senso che erano esseri verticali, che avevano gli occhi, ma un aspetto diverso da quello della razza umana. E mi hanno proprio mostrato la loro missione di aiutare l'umanità ad evolversi. Sono proprio l'incarnazione. Sono l'incarnazione di esseri pieni di amore e di un'evoluzione incredibile. Noi ci aspettiamo sempre
Pensiamo che evolvere sia evolvere mentalmente, imparare cose intellettualmente. In realtà, quando si parla di evoluzione, si parla di un'evoluzione cardiaca, di un'evoluzione di luce, di amore. Quindi sono esseri estremamente evoluti. E la loro missione è proprio quella di trasmetterci questo amore per la terra, per noi stessi, eccetera. Purtroppo, questi messaggi non li sentiamo e non vogliamo vederli, non vogliamo sentirli. Quindi, cosa fanno questi animali ultimamente? A branchi stanno morendo. Vediamo spesso al telegiornale reportage di come. Tieni, tecla tassuaf, tieni. Sa che ha sete. Ti vuoi? Di come questi animali si ritrovano a centinaia sulle spiagge. Allora, indubbiamente vi è un inquinamento fisico che sta portando proprio questi esseri ad andarsene, non sono più in risonanza col pianeta Terra. Sono esseri estremamente sottili e se le energie terrestri diventano troppo pesanti se ne vanno, ma è anche un grido per essere visti, per essere ascoltati. Ed è un po', secondo me, quello che sta succedendo ora in Australia, ma anche a un livello planetario. Abbiamo visto l'Amazzonia, la Siberia, guerre, cioè voglio dire, ovunque sul pianeta sta succedendo di tutto. E madre natura, così come gli animali, vogliono proprio ma mandarci un messaggio urgente. Quindi sacrificano la loro vita, il loro corpo per il risveglio, per la vita, per la luce. Ed è un po' questo quello che sta succedendo. È già successo in altre epoche. Vi sono diverse razze che non esistono più a livello planetario. Una volta l'uomo viveva con gli esseri della natura, le leggende degli uomini, delle fate, l'uomo che si innamora della fata, l'ognomo che viene a bussare alla porta. Tutto questo era vero. Noi abbiamo vissuto in armonia in antichi, antichi, antichi tempi con i draghi. Non sono leggende, ma in questa involuzione dell'uomo necessaria, le nostre vibrazioni si sono appesantite e loro non trovavano più il loro posto sul pianeta, non potevano più vivere con noi e quindi si sono eterizzati, cioè vivono tuttora questi esseri a un livello più eterico, astrale. A me capita spesso, ad esempio, di trovarmi in altre dimensioni con i draghi, con gli unicorni, con questi animali fantastici. Quindi continuano ad esistere, ma su piani diversi e in sogno, in meditazione, con viaggi astrali, possiamo ricontattarli. Quindi penso un po' di aver risposto alle domande. Come possiamo fare per contattarli? Allora, come poter fare per comunicare? Non è facile. Non è facile perché richiede un liberarsi proprio dal nostro ego, un silenzio totale interiore. Bisogna proprio sintonizzarsi sulle vibrazioni del cuore, perché loro vivono a quel livello e si esprimono a quel livello, quindi non hanno un dialogo mentale, non è che ci inviano le nostre parole, ma hanno un linguaggio telepatico, no? Telepatico e ci inviano delle immagini, ma è soprattutto quello, ma a un livello animico, a un livello di cuore. Quindi per poter comunicare con loro davvero bisogna fare spazio a tutto quello che crediamo di essere, il vuoto, e sintonizzarci su energie estremamente sottili. Allora lì possiamo comunicare con loro, possiamo ricevere delle immagini, delle sensazioni, oppure in sogno. In sogno, se abbiamo, ad esempio, a me viene facile, non so, il weekend, un pomeriggio come oggi, se il cane si addormenta, sdraiatevi vicino a lui, uno lontano, e mettetevi in meditazione, mettetevi nel silenzio e cercate di
immaginare l'anima dell'animale sopra di lui, ovviamente un po' diversa l'anima, non tanto a livello estetico, ma a livello di profondità, di consapevolezza, e a quel livello dovreste riuscire a parlare con loro. Quindi ecco un po' questa la mia esperienza con gli animali. Ah, non vi ho detto, quindi come missione, una cosa importante, come missione possono scegliere, come in Australia, di sacrificarsi, ma anche di prendere su di sé un karma planetario. Quindi questo è fondamentale per la meditazione che andremo a fare ora, comprendere questo, che perché noi diciamo che poverini, ci fa della pena la morte, tutto questo, possiamo entrare nell'emotività della paura e della pena, ma a volte non ci rendiamo conto delle missioni che stanno svolgendo. E non è tanto nell'aiutarli a non morire, ma è nell'aiutarli nella loro missione che è fondamentale. Ad esempio, Noisette, la mia gatta che stava soffocando, mi ha mostrato in quel giorno, che 10 minuti dopo che è morta, che si è presentata davanti a me nella luce, mi ha mostrato che la sua missione è venuta perché aveva la tecla, arret. Mi ha mostrato che era venuta sul pianeta Terra perché, vi ripeto, era un grande essere, era un grande animale. Quindi aveva un'età animica tosta, e più abbiamo un'età animica tosta, più veniamo non tanto per noi, per crescere noi, ma per rendere un servizio all'umanità. E questa gatta mi ha detto che nel suo dolore fisico, nella sua morte, era come un imbuto che ha preso su di sé un peso karmico che gravava sull'umanità. La mia gatta, come tanti altri animali in questo momento storico, a branchi, a stormi o individualmente, diventano dei grandi imbuti dove è come se noi umani, l'umanità, creassimo in questo momento delle grandi nuvole grigie pesanti sul pianeta. Perché siamo nella paura, siamo nella chiusura, nell'ego, siamo nella separazione, cioè creiamo pesantezza, creiamo un inquinamento non soltanto fisico ma anche sottile. E questi animali si sacrificano il loro corpo facendolo diventare un imbuto di questi dolori e manifestandoli nel loro corpo come una malattia, e la loro morte è un modo per dissolvere questa pesantezza. Quindi a migliaia si stanno sacrificando in questo momento per il pianeta e per noi. Quindi questa era una cosa fondamentale per passare, per chi vuole rimanere alla meditazione, quindi penso sia fondamentale un mio modo di lavorare, per aiutare, con chi mi segue, lo sa, dove, non invio luce a una mia volontà personale. Ad esempio, adesso potremmo esprimere la volontà della pioggia in Australia. Questa è una nostra volontà personale, del nostro ego, in base al nostro giudizio. L'incendio non va bene, sta facendo tante vittime, bisogna fermarlo. Questo è un ragionamento umano. A un livello dell'anima, a un livello planetario, non sappiamo perché questo sta avvenendo. Può essere che attraverso di questo la terra si sta ripulendo, può essere che attraverso questo gli animali stiano creando una porta attraverso queste morti. Non sappiamo perché, sto facendo delle ipotesi, non prendetele per vere. Quindi vorrei che inviassimo luce, vorrei che inviassimo la nostra energia per sostenere lo spirito della terra, che lui sa che cosa sta succedendo, e lo spirito della terra, lo spirito dell'Australia, utilizzerà la nostra energia al servizio della sua missione. Faccio un esempio nostro più terreno. Molto spesso mi chiedono: Chantal, aiuta quella persona che sta soffrendo, ha quella malattia, dobbiamo salvarla. E
Quello che dico sempre è che quella è la nostra volontà, ma non sappiamo la sua anima se vuole vivere quella malattia perché vuole viverla o se vuole andarsene, vuole morire. Noi questo non possiamo saperlo. Possiamo inviare tutta la nostra forza, la nostra luce a quell'anima affinché l'anima utilizzi quella forza anche per, cioè anche per quella forza al servizio della scelta che ha fatto. O al servizio della morte nel morire, o al servizio della guarigione, questo non possiamo saperlo. Quindi non conosciamo i misteri che ci sono dietro questi incendi ed è il perché di tutte queste vittime vegetali, naturali e animali. Vien, chérie, vien. Tu fais trop de bruit. On n'arrive pas à parler, sinon. Quindi, se volete, facciamo proprio questa meditazione. Lo volevo fare già, sì, meno baccano. Facciamo questa meditazione e vorrei proprio che ci connettessimo allo spirito dell'Australia e vi sono tantissimi esseri, tantissimi gruppi spirituali che in questo momento stanno lavorando per l'Australia, quindi penso proprio che ci uniremo a loro e invieremo questa energia a Madre Terra affinché sia lei a sapere che cosa sia utile a livello planetario e umano, terrestre in questo momento storico. Sapete benissimo, penso, che il cambiamento è ora, è tantissimo che diciamo che il mondo cambierà, cambierà, succederà qualcosa, beh, sta già succedendo, ci stiamo dentro e i prossimi 10 anni penso proprio che saranno utili per questo. Dal 2012 al 2019, quindi c'è stato un ciclo di 7 anni, abbiamo dovuto proprio liberare le nostre ferite, liberare vecchi legami karmici, ripulirci. Quindi non so se l'avete notato, ma è stata una pulizia continua, sono stati anni intensi. Adesso iniziano gli anni dove è importante ricordarci, ma proprio vivere la nostra multidimensionalità. L'uomo è il tempo che esca dall'ego. L'ego è qualcosa che chiude, che ci chiude. Io, siamo i soli nell'universo, non esiste nessun altro. Pensiamo solo a noi stessi, la mente. Adesso basta. Siamo arrivati a un punto di crescita dell'umanità dove è il tempo proprio di riaprire le frontiere in noi e planetarie. Ci aspettiamo nei prossimi anni, che possono essere decenni, però penso che prima o poi ci sarà proprio un'apertura, una conferma che non siamo gli unici sul pianeta, non siamo gli unici nell'universo. Ci saranno sempre più prove scientifiche e quindi ci sarà sempre più un'apertura alla multidimensionalità. E gli avvenimenti che stanno avvenendo ora sono avvenimenti che ci stanno riposizionando sull'essenza, sul cuore. L'Australia, che cosa ci tocca? Il cuore. Siamo tutti uniti finalmente. Perché purtroppo sono i disastri che ci uniscono e che ci riportano alle cose importanti. Io in questi giorni ancora di feste natalizie guardavo le persone e ancora siamo lontani dalla fratellanza, siamo lontani dal sapere che cosa siamo qui sulla terra, sul perché, siamo lontani dal riconoscerci in quanto anime. E mi dicevo proprio in questi giorni, cioè, dopo tutto quello che è stato detto nel corso dei migliaia di anni, libri scritti, conferenze, ancora, cioè, che cosa deve succedere affinché l'uomo possa risvegliarsi? E purtroppo siamo gli sgoccioli, come per l'uomo, l'individuo, serve la malattia affinché impariamo qualcosa, ma serve anche una malattia planetaria, dei disastri umanitari, per farci risvegliare. Quindi spero che da soli, individualmente, iniziamo a riposizionare l'essenza delle cose senza dover chiedere troppo sacrificio alla natura e alla terra per aiutarci a risvegliarci. Ok? Quindi se siete pronti, facciamo una piccola meditazione, metto un po' di musica, se la trovo, e se tecla sta buono.
Quindi vi invito a trovare una posizione comoda, anche seduti, e iniziare soprattutto a essere connessi al gruppo che siamo. Siamo più di 300 persone collegate. Quindi non so se la sentite la musica. Ok, allora. Iniziamo un po' a riascoltare il silenzio intorno a noi. Sono contenta, non so se anche per voi è così, ma non siamo soli in questa meditazione. Ci sono degli esseri che sono qui vicino a me, degli esseri che non conosco e credo proprio siano connessi alle energie, dell'Australia. Quindi saranno loro a guidare questa meditazione, io non so cosa farò, ok? Quindi lasciamo fare. Allora, questi esseri dovrebbero arrivare anche da voi nelle vostre case. Ed unire questo gruppo in una sola entità, in una sola navicella spaziale. Immaginiamo questo gruppo che siamo oggi in un immenso cerchio di luce. Immaginiamoci seduti insieme. Immaginiamoci tenerci la mano. Creiamo questo cerchio, possiamo osservare i volti, alcuni di voi li conosco, altri no. E a livello del nostro cuore, del nostro chakra cardiaco, possiamo percepire un raggio di luce dorato che inizia a circolare in senso orario tra di noi. In modo da essere uniti nel non giudizio, nella fratellanza, nell'aiuto reciproco. E di fronte a noi, nel nostro cerchio e anche alle nostre spalle, stanno arrivando degli esseri che sembrano anche connessi alla Lemuria. L'Australia faceva parte dell'antica Lemuria, il continente di Mu. Sono esseri che ci salutano. Potete percepirli dietro di voi, di fronte a voi. Potreste sentire una pressione a livello del sesto chakra, del movimento, a livello del cuore. Questi esseri ci dicono che ci vogliono portare a render visita allo spirito dell'Australia, alla sua entità. Allora io vedo un essere nell'entroterra. Sapete che ci sono
c'è vita all'interno della terra, non c'è solo roccia né lava, ma ci sono degli esseri estremamente evoluti. E mi direte dopo come vedete l'essere dell'Australia. È un essere estremamente grande. Io lo vedo femminile, ma potreste vederlo in un altro aspetto. Allora non voglio perturbare la vostra visualizzazione, ma osservate quest'essere come sta. Non voglio influenzarvi, quindi condivideremo dopo le impressioni. In ogni caso c'è bisogno di aiuto. Dal nostro cuore e dal nostro sesto chakra nel centro della fronte faremo partire dei raggi di luce che andranno a nutrire, che andranno a rinforzare l'essere protettore, guardiano dell'Australia. Ed osservate se la sua energia cambia, se la sua luce si intensifica. Se non lo vedete, potete comunque pensare a quest'essere che rappresenta l'Australia, ed inviargli tutta la vostra luce, i vostri pensieri positivi, affinché lui possa curare, affinché lui possa proteggere la sua terra. Quest'essere potete anche visualizzarlo all'interno del nostro cerchio. E ora ci invita pensare alla superficie dell'Australia, come se fosse una parte della pelle del pianeta Terra, che manca di amore, di luce. E immaginiamo come se depositassimo una coperta luminosa, come se fosse un grande cerotto di luce, sopra il continente australiano, un cerotto che va a guarire, a curare la terra, i fiumi, gli animali. Thank you.
Allora, mi direte voi cosa vedete, ma è come se ci fossero delle interferenze nell'aura dell'Australia, come se qualcosa la perturbasse. C'è qualcosa che vuole proprio indebolire quella terra. Allora, non so se sia qualcosa di umano o no, non lo so, ma c'è qualcosa che indebolisce quella parte della terra. Quindi possiamo chiedere che questo territorio sia ancora più protetto dagli esseri invisibili. Creiamo proprio una sfera di luce, uno scudo che protegga l'Australia da energie perturbanti. Osservate cosa avviene una volta che abbiamo posizionato questo scudo. E in questo scudo, non so se lo vedete, ma ora emerge la pioggia, come se fosse arrivata. Questo ovviamente è un livello sottile, speriamo che poi diventi fisico. Quindi continuiamo a inviare luce all'essere che rappresenta l'Australia, è proprio un essere luminoso, un'entità, e a proteggere la sua terra con questo scudo di luce. Allora, quello che mi viene mostrato è proprio come se fosse il sacro a essere sotto attacco. Tutto ciò che ancora ci collega alla vita e quindi alla natura. Il sacro che è anche in noi. Quindi proteggendo il sacro che vi è sul pianeta, proteggeremo anche il sacro che vi è in noi. Allora con calma ritorneremo nel nostro cerchio, dove ci teniamo per mano. Saluteremo l'essere dell'Australia, anche se rimarremo connessi a lui ancora nei prossimi giorni. E gli esseri che ci hanno portati ad entrare in contatto con questa dimensione dell'Australia sono ancora davanti a noi e dietro di noi, e possono offrirci o un messaggio o un oggetto
non tanto di ringraziamento, anche se ci ringraziano, ma come se volessero darci una parte dell'Australia, un simbolo che rappresenta quella terra e quegli esseri, affinché possiamo nutrire quell'oggetto e portarlo con noi, affinché quel sacro non sia perso, ma che sia tramandato attraverso di noi nell'umanità. È bellissimo quello che ci stanno dicendo. Che l'Australia è in noi e tutti le apparteniamo. Ed è come se offrendoci questa parte di lei, una parte che almeno ci viene offerta a livello del cuore, da proteggessimo l'Australia. Ora vi lascio ancora qualche istante nel caso questi esseri vi dicano qualcosa, semplicemente per nutrirvi ancora un po' di questa energia. Ok, al nostro ritmo, senza fretta, ritorneremo nel corpo fisico. Ok, allora con calma ritorniamo e se volete aspetto un attimo i vostri commenti per vedere se avete visto, cosa avete visto, per poi lasciarvi alla vostra domenica. Allora c'è già Maria Paola che ha visto l'essere di luce bianco, sì, con le mani aperte, sì, aveva proprio le braccia aperte. Bene, allora non vedo commenti, non so perché, se siete ancora in meditazione, se no io vi saluto, non vorrei farvi perdere troppo tempo. Allora Rosita ha visto tanta luce blu, ok, arrivate, ok, vi vedo. Allora c'era molto bianco, un essere femminile, anche io l'ho visto femminile bianco, però può essere che qualcuno l'abbia percepito diverso, perché comunque l'Australia ha un bel maschile anche. Bene. Ok, capelli lunghi, bene, bene. Allora, c'è qualcuno, sì, come madre natura, esattamente, si vedeva un essere femminile come madre natura. Non c'è nessuno che l'ha visto come se fosse sotto attacco, magari sono io, ma ho visto quest'essere, ma era come se, di solito, li vedo in un certo modo, e qui c'era come qualcosa che non andava. Un essere interno alla Terra, sì, Giulia, sì, siamo andati in un primo momento all'interno della Terra per vederlo, poi è apparito anche nel nostro cerchio, è apparso, parlo in francese, però sì, all'interno della Terra. Francesca, non capisco, un segno di maggiore. Grande e nero, non capisco cosa intendi, se mi spieghi.
Beatrice non è riuscita a vedere perché, non so, dipende anche dalla vostra capacità, dalla vostra abitudine a visualizzare. Avete sentito, vi chiedo, gli esseri in vostra casa, cioè al di là della visualizzazione, ma li avete sentiti arrivare in casa vostra? Avete visto tantissimo, che bello, mi emozionate, sono contenta. Ombre scure. Allora, un'energia scura, esatto. Caterina, anch'io ho visto come te, un'energia scura, delle energie scure che cercavano di bloccare l'energia che inviavamo all'Australia. Esattamente. C'è proprio come un'energia, e non so perché, che vuole indebolire l'Australia, l'ho vista anch'io. E non è stato facile inviare luce. Per questo ho chiesto di fare lo schermo perché c'era qualcosa. Bene, ma sono contentissima. Continuerò a leggervi. E comunque, vabbè, sono contenta che abbiate visto. Quindi avete sentito la sofferenza a livello cardiaco, sì. Aveva molta sofferenza, proprio non era grandissimo perché è una luce immensa, ma nella sua luce immensa c'era qualcosa, proprio l'essere dell'Australia non stava bene, perché di solito la terra può avere delle problematiche, ma l'essere è in forma. Qui proprio cioè, l'attacco non è solo alla superficie, ma c'è qualcosa al cuore dell'Australia. E l'Australia deve essere un punto molto forte, scusate, non so tutto, del pianeta che è sotto attacco. Quindi una gatta ha visto qualcosa, mi fa piacere. Bene. Un'energia di fuoco rosso, sì, proprio. Allora, tante nuvole grigie, Maria, sì, eh? Sì. Bene, sono contenta di non essere la sola a vedere queste cose. Bene. Va bene, dai, vi lascio, vi leggerò poi con calma. E comunque sì, se potete fare questa meditazione ancora, ci sono delle forze belle toste che sono in movimento per aiutare l'Australia, quindi penso che non avrete nessun tipo di difficoltà a mettervi in connessione. Va bene, siete tantissimi, vi leggerò. Ok, allora da Giulia l'attacco arrivava come onde d'urto. Sì, anche io ho visto delle onde. È la prima volta che ho visto che vedo questa cosa. Proprio delle onde che attaccavano l'Australia e l'essere dell'Australia. Melania ha visto gli esseri in casa. Bene, bene, boh, sono contentissima. Spero vi sia piaciuta l'esperienza. E spero di avervi dato qualcosa sugli animali. Se voi avete altre esperienze, se ne sapete di più, se avete avuto contatti, continuate a scrivere sotto il video che sarà pubblicato sulla mia pagina Facebook, di modo anche da nutrirci, da nutrire l'informazione per saperne di più. Ovviamente non sono la sola, quindi avere più punti di vista, più esperienze è bellissimo. Quindi non siate timidi. Scrivete, io in genere Facebook non aspettatevi risposte da parte mia, vi leggo, ve lo giuro, vi leggo, però non ho proprio il tempo di, poi gli schermi mi stancano tantissimo, quindi non aspettatevi che risponda a tutti, ma vi assicuro che vi leggo tutti, quello sì, e a livello di cuore ci sono e vi ringrazio. Quindi nutrite. Se avete dei commenti, fate pure, la pagina non è solo mia, anche vostra. E quindi ecco, scrivete. Un bacio, buona domenica a tutti e grazie per la fiducia, grazie per il sostegno e grazie. A presto, ciao.